Ed è questa la terza gara di questa giornata azzurra, Baccaiano di Montespertoli. Siamo in Val di Pesa, ai piedi della collina di Montespertoli, con gli allievi che si apprestano a prendere il via con numerose formazioni presenti, 90 dei 98 iscritti, coloro che daranno vita a 15 giri di questo circuito di 3 km e 200 metri, che è identico a quello percorso in precedenza dalla categoria esordienti, con le vittorie di Lerte Scappini e di Mattia Romanelli, questi primi due vincitori di questa giornata azzurra, allestita grazie alla Astra per l'edilizia, grazie naturalmente al Comune di Montespertoli, a tutti gli altri sponsor che sono vicini al Velo Club e Scuola Cimo di Empoli. Alberto Mazzoni, soddisfatto per la riuscita di questa manifestazione. Marco Verani è il giudice d'arrivo, cambia infatti il collegio di giuria, che è presieduto da Marcello Occhini, con il componente ciciliano e appunto il giudice d'arrivo Marco Verani. E in questo momento stanno uscendo dal cortile, dalla zona di ritrovo, gli atleti allievi. Praticamente il via vero e proprio ufficiale sarà tra circa 300 metri, quando i corridori saranno entrati sul circuito di 3 km e 200 metri. Ecco qua la maglia del campione toscano della categoria allievi, di Gerolamo Manuele Micheli, già vincitore di tre gare in questa stagione e sicuramente uno dei favoriti d'obbligo di questa terza edizione della Coppa Città di Montespertoli Memorial Vinicio Pisani, primo trofeo Astra per l'edilizia, la gara di chiusura di questa lunga mattinata con circa 200 concorrenti complessivamente, perché ricordiamo ancora una quarantina di esordienti del primo anno, 67 quelli del secondo anno, 90 quelli che hanno appena preso il via per dare vita alla competizione riservata alla categoria allievi, che quest'anno disputerà il 2 luglio il campionato toscano nella cittadina di Quarrata, in provincia di Pistoia, con l'organizzazione dell'OCIPE, gruppo che sta percorrendo il tratto in salita, quello più impegnativo tra virgolette per quanto riguarda appunto questa rassegna, che è stata portata qui a Baccaiano ancora una volta dal Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, il ristorante Lo Spigo. Le formazioni al via: è quella organizzatrice, il numero uno sulle spalle del campione toscano della categoria, che ora è in seconda posizione, lo vedete qua questo primo piano su di lui. Poi abbiamo la Monte Carlo Ciclismo, la Giusfredi, la Coltano Grube Costruzioni, il team Franco Valderini, l'Unione Ciclistica Empolese, il pedale certaldese Casa del Popolo, la ciclistica Cecina, l'Unione Ciclistica Donoratico, la Fosco Bessi Calenzano, il team Valdinievole, quindi il club ciclo appenninico 1907, la San Cascianese Ciclismo, la formazione Wong Bikes, team Balmamion, l'Olimpia Valdarnese, l'Iperfinish, la Butese, la Polisportiva Mille Luci e l'Eurobike di Riccione. Queste tutte le squadre impegnate nella gara allievi. Dando uno sguardo invece ai prossimi appuntamenti, ricordiamo che un'altra giornata azzurra sulla falsariga di quella che appunto si è svolta a Baccaiano di Montespertoli e della quale state vedendo le immagini, si svolgerà domenica 7 maggio a Cintolese, in provincia di Pistoia, nel comune di Monsummano Terme, quando appunto ci saranno come qui a Baccaiano tre gare
quella degli esordienti del primo anno, quella del secondo anno e infine la categoria allievi. Quindi un'altra giornata che vedrà sicuramente numerosi esponenti del ciclismo giovanile impegnati appunto a Cintolese con l'organizzazione naturalmente del circolo ricreativo Cintolese del team Val di Nievole, di coloro che appunto agiscono all'interno di questo sodalizio impegnato ormai da molti anni, da ricordare anche il gruppo amatoriale e cicloturistico di Cintolese, che curerà proprio nei dettagli e da vicino la manifestazione di domenica mattina, che andremo appunto poi a seguire naturalmente per vedere quello che succederà in quella occasione. Ma intanto l'attualità ci porta qui a Baccaiano di Montespertoli e vediamo questo tentativo di fuga che stanno cercando di mettere in pratica questi atleti. Intanto con il numero di gara 55 vedete in quadrato Francesco Matteoli, che sta facendo davvero bene in questa stagione. Poi la maglia della Fosco Best di Calenzano con il numero 46 di gara, si trattava nella circostanza di Moroni, mentre poi l'esponente invece della Olimpia Valdarnese, che faceva parte del terzetto, ma è stato un tentativo davvero di brevissima durata. Infatti il gruppo ha chiuso questo tentativo di fuga che appunto era stato provato in pratica da Morena, da appunto Moroni, e quindi nulla da fare. È rientrato questo tentativo, controlla sulla testa del gruppo Gerolamo Emanuele Micheli con Pavi degli Innocenti in seconda posizione, poi tutto il gruppo a occupare la sede stradale nel tratto pianeggiante che stanno percorrendo in questo momento. A buona andatura, ma nulla di particolare da segnalare nella circostanza dopo questo brevissimo allungo che avete visto hanno provato in tre, ma senza successo. La reazione del gruppo è stata immediata. Con il numero 45 di gara, un altro esponente della Fosco Bessi, Emanuele Ferruzzi, che ha vinto proprio in casa a Calenzano una gara in questa stagione. Intanto mancano due giri alla conclusione, siamo praticamente a 6,5 km dal termine della gara, e vediamo intanto con il numero 48 Mattia Ballerini impegnato all'attacco, assieme a lui anche Simoncini, Marco Simoncini della Butese, numero 83, a fare l'andatura, e poi Mattia Ballerini, che tra l'altro lo vogliamo ricordare ha vinto il Gran Premio della Montagna, il traguardo volante che era posto praticamente a metà percorso, e quindi sarà premiato poi al termine della rassegna dagli organizzatori del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli. Simoncini e Ballerini all'attacco, una cinquantina di metri, non di più, il vantaggio nei confronti del gruppo sul tratto in salita che viene affrontato per la penultima volta, perché questo è il 14° giro che gli atleti stanno percorrendo, ne dovranno compiere un altro e poi imboccare il rettilineo, in pratica proseguire anziché continuare sul circuito, per andare in zona arrivo di fronte ad Astra Edilizia, l'azienda che ha ospitato il ritrovo. Intanto vediamo in questo momento che alcuni atleti richiamano l'attenzione dei compagni di squadra a portarsi nelle prime posizioni, abbiamo visto diverse maglie del team Val di Nievole, mentre Simoncini con Ballerini proseguono anche in discesa il loro tentativo, ma proprio in questo momento, quando siamo tornati in pianura
si sta per concludere il 14° giro e anche il tentativo dei due generosi attaccanti, Marco Simoncini della Butese e appunto avete visto Mattia Ballerini della Fosco Best di Calenzano, sono stati raggiunti. Continua l'esponente della Butese ad avere una decina di metri di vantaggio quando si entra sul rettilineo, questa è la grande rotonda che gli atleti hanno appena superato, e continua sempre l'esponente della formazione pisana, ma ormai naturalmente è stato già raggiunto anche lui, e quindi torna gruppo compatto, suona la campanella, in questo momento inizia l'ultimo giro, 3 km e 200 metri alla conclusione, ed è un esponente della San Cascianese Ciclismo in questo momento a fare l'andatura del tratto che porta sul Ponticino e quindi nella zona delle cantine Parri, con naturalmente il gruppo compatto. La San Cascianese che ha un ottimo atleta in Giulio Tavanti, già protagonista in queste battute iniziali della stagione, vogliamo ricordare anche Matteo Capodarca, bravo anche su pista nella prima riunione che si è tenuta al velodromo delle Cascine, si fanno vedere anche gli esponenti della Coltano Grube, aumenta l'andatura, si cerca di forzare i tempi, magari anche di sganciarsi, ma non è facile perché naturalmente il controllo è stretto in queste ultime battute, perché mancano soltanto un paio di chilometri, poco più, alla conclusione. Con il numero 98 di gara anche uno degli esponenti della Eurobike Riccione, vale a dire Francesco Succi, ma sempre attento Gerolamo Emanuele Migheri, lo vedete, un grande velocista, tra l'altro ha iniziato l'annata nella maniera migliore, tra l'altro vogliamo ricordare, parlando del Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli, che Giovanni Visconti cura, prepara e soprattutto sovraintende all'allenamento della formazione allievi, anche di quella esordienti, ma soprattutto di quella allievi. Abbiamo visto anche presente a questa manifestazione Francesco Casagrande, che ha avuto qualche settimana fa un incidente durante un'uscita in bicicletta assieme agli amici, purtroppo la rottura della tibia e del perone per Francesco Casagrande, ne avrà sicuramente ancora per qualche settimana. Noi abbiamo visto appunto a seguire queste competizioni che si sono svolte qui a Baccaiano, superato il triangolo rosso dell'ultimo chilometro anche per quanto riguarda la categoria allievi, ed è Matteoli, numero 59 in questo momento, che sta facendo la natura, poi naturalmente con il numero 59 di gara l'esponente della formazione appunto del team Vardinievole, vale a dire Menici, che ha cercato appunto di aumentare l'andatura, di preparare la volata a Matteoli, che invece lo vedete ora è in quarta posizione sulla ruota di Micheli, attenzione perché anche di recente sono stati protagonisti in volata, quindi, ma sono gli esponenti della Fosco Bessi, poi le maglie del team Franco Ballerini con Iacchi, ci si studia, si cerca la posizione migliore con Menici, che ha fatto l'andatura a favore di Matteoli, intanto nelle primissime posizioni sempre Iacchi sulla sedia, attenzione a questo sbandamento davvero pauroso, c'è stata anche una caduta con questo sbandamento, naturalmente è uscito dal fermapiedi il piede stesso ad un atleta, intanto lo sprint è lanciato ed è Micheli che parte decisamente, lo vedete, con Iacchi e Matteoli che cercano di contrastarlo, ma è Micheli che va a vincere davanti a Matteoli, poi Iacchi, Avanti, Barra, Ballerini, Giulietti, Genovese, Mezza Salma e Galigani. Davvero uno sprint che purtroppo ha riservato anche una caduta con lo sbandamento che c'è stato attorno alla decima posizione. Poi questo sprint di Micheli per il poker stagionale davanti a Matteoli e Iacchi.
Nuovo successo per il campione toscano Gerolamo Emanuele Migheli sul traguardo qui di Baccaiano, al quale tenevi in maniera particolare perché questa è la gara organizzata dalla tua società. Sì, oggi ci tenevo tantissimo a vincere, appunto perché la organizzavamo noi e ce l'ho fatta, quindi sono contentissimo. Bene, grazie, complimenti. Eccoci con Francesco Matteoli che sta attraversando, è stato un protagonista fin dall'inizio della stagione. Oggi nulla da fare contro Migheli. Sì, sono stata una bella volata, sono uscito un po' tardi per quello che sono le mie caratteristiche e ha vinto Emanuele, oggi è andata così, va bene, più forte è stato. A Nicolò Iacchi, terzo, invece chiediamo cosa è successo nel gruppo, c'è stato uno sbandamento prima della volata? A 300 metri all'arrivo c'era un mio compagno che mi stava tirando la volata e purtroppo è successo un incidente alla catena e quindi è uscita, sono rimasto scoperto verso 250 metri e ho dovuto lanciare la volata e sono stato sorpassato gli ultimi 50 metri. Senti, da sabato prossimo tuo fratello è al Giro d'Italia, cosa gli dici? Sono contento per lui perché è una bella esperienza il Giro d'Italia, non tutti riescono a ottenere questo grande risultato, quindi faccio un gran bocca al lupo. Domani per te invece? Sì, sarò anch'io a Calenzano a combattere sperando per la vittoria. Siamo con Manuel Guarducci, rappresenta qui l'Astra Edilizia, ovvero questa azienda che ha ospitato quest'oggi per la prima volta una manifestazione di ciclismo, ha aperto i cancelli della sua azienda, una bella partecipazione, 200 atleti complessivamente, 3 gare, tutto è filato per il meglio, siete soddisfatti? Sì, innanzitutto devo ringraziare gli organizzatori dell'evento che ci hanno dato modo di ospitarlo. E a nome di tutta l'Astra spero che siamo stati utili questa bellissima giornata e sono contento anche per il tempo sicuramente che ci ha dato modo che la gara filasse tutto liscio soprattutto per i ragazzi e poi è un modo anche per noi per farci conoscere sempre di più sia a livello di territorio fiorentino ma anche in tutta la regione. Manuel, tenuto conto di questa prima esperienza, è il caso di pensare a una seconda, tra un anno magari? Ma io direi proprio di sì, ecco. Se tutti i prossimi eventi saranno come oggi, siamo veramente lieti di ospitare. Bilancio al termine di queste 3 manifestazioni con Alberto Mazzoni, il presidente del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli. La soddisfazione del successo nella gara allievi e poi naturalmente le buone prove anche nelle altre. Sei soddisfatto complessivamente circa 200 gli atleti che hanno dato vita a questa mattinata nel segno del ciclismo giovanile? Sì, sinceramente è stata una bella manifestazione. Siamo sempre a inseguire perché giustamente per farle riuscire ci vuole un impegno enorme, però si fa del nostro meglio e siamo ripagati poi in queste circostanze in dove su 3 categorie se una si è vinta e l'altra si sono piazzati, grandissima soddisfazione. Che dire, andiamo avanti così sempre con l'impeto e la volontà di fare il nostro meglio e questi giovani si guarda di accontentarli più che si vuole. Prima parlavamo con Manuel Guarducci in rappresentanza dell'Astra Edilizia che si è detto soddisfatto di questa prima esperienza e ha detto pensiamo anche al futuro e quindi ci sarà sicuramente un'altra edizione. Penso senz'altro perché io appena finisce la gara chiedo le prime impressioni e ho visto che c'è un grande entusiasmo. Logicamente si è fatto un po' di casino perché giustamente si blocca le strade, si chiude il transito, però questo è normale, per fare ciclismo bisogna fare queste cose qui. Che dico, grazie a loro, grazie agli impegni anche del nostro amico Pisani che ha voluto donare le coppe per il fratello Vinicio, che mi ricordavo il nome, e nulla, che dico, questo è il raggiungimento di tutte le corse. L'augurio è che vada sempre così, che succeda il meno possibile incidenti e vediamo di poter tirare avanti. Il prossimo appuntamento, visto che non è lontano, mi pare 13 di maggio, una gara per giovanissimi. Sì, si è rincluso nel calendario la gara sagra della Ranocchia a Marcignana il 13 maggio e a seguire si farà anche poi la gara 25 giugno, località da destinarsi.
Bene, grazie Alberto, grazie per l'organizzazione. Concludiamo ricordando l'ordine d'arrivo per quanto riguarda la categoria allievi: il successo di Emanuele Gerolamo Micheli del Velo Club Scuola Scismo di Empoli, secondo Francesco Matteoli del team Val di Nievole, terzo Niccolò Iacchi del team Franco Ballerini, quarto Giulio Tavanti della San Cascianese, quinto Barra dell'Unione Ciclistica Donoratico. Ed è tutto, grazie per averci seguito qui da Baccaiano di Montespertoli. Buon proseguimento di serata a tutti.